Giovedì scorso abbiamo concluso il capitolo 26, dove inizia il racconto della passione, suddiviso in varie... Quante erano le scene? 12. Capitolo 27, ne ha di meno, 8 sono... Continua sempre lo stesso stile di racconto. 8 scene, anche se come capitolo è più lungo dell'altro, sono più consistenti. Iniziamo con il racconto della morte di Giuda e le 30 monete, i 30 danari. Quindi siamo al versetto 3 del capitolo 27. Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Ma penso che facilmente un po' di rimorso se l'avrà avuto anche prima, perché è stato insieme vari anni con Gesù, almeno 3 anni, stando alla cronologia che noi abbiamo ricostruito attraverso i Vangeli, perché è uno dei primi, infatti non a caso era stato scelto come apostolo da Gesù, e in quei 3 anni ha sempre seguito Gesù, e quindi tradirlo, consegnarlo perché venga ucciso, o forse non era questo che lui voleva. Qualcuno dice che Giuda in realtà fosse, anche se forse di nascosto, un filo zelota, quindi uno che sperava che Gesù fosse davvero il Messia liberatore che buttava fuori i romani, galvanizzava il popolo e lo faceva diventare un po' il padrone del Medio Oriente, come minimo, se non del mondo. E vedendo che però Gesù nicchiava, non voleva saperne di decidersi a fare il salto, a un certo punto, vedendo che le cose si stavano complicando, lo costringe, cioè lo denuncia, lo vende, lo tradisce, nella speranza che lui, messo alle strette, costretto a difendersi per forza, se non vuole lasciarsi la pelle, facesse quell'atto di rivolta che a lui interessava. Ma quando vede che Gesù si lascia mettere i piedi sulla testa e non reagisce, cioè continua con quello stile di annuncio di un Vangelo di pace, di serenità, di giustizia, lasciarsi far del male piuttosto che farne agli altri, quando vede questo è il capire che è sbagliato. Il pentimento sarebbe proprio questo: ho sbagliato tutto nella mia vita andando con lui, credevo di poterlo gestire, invece no, lui da quel che è tira dritto per la sua strada, non ascolta nessuno. E la consapevolezza di averlo, io penso che non si rendeva neanche conto che lui abbia tradito, no? Se anche non tradiva Gesù non cambiava niente, perché la decisione di ammazzarlo era già stata presa prima, aspettava solo l'occasione buona, lui gli ha offerto l'occasione. Ma di fatto non è che hanno deciso di ammazzarlo perché lui l'ha tradito, era già deciso, una decisione presa più volte prima, ripetuta anche dopo, lo troveremo anche adesso, tra poco. Quindi in un certo senso è stato un tradimento inutile da una parte, in riferimento a Gesù, ma un tradimento pesantissimo per lui, perché si rendeva conto di aver fatto quel passo che ha costretto Gesù a trovarsi in una situazione dalla quale non ha più voluto tirarsi dietro. Non è che non aveva il potere di farlo, che come faceva i miracoli poteva farlo per se stesso, anche se Gesù non ha mai fatto miracoli per se stesso, per favorire se stesso, li ha sempre fatti per gli altri. Però di fatto, vedendo che Gesù non ci pensava neanche di fare questo gesto di autodifesa, si impicca. Il suo pentimento non riesce a portarlo a fidarsi di Gesù, a chiedere perdono. La differenza tra lui e Pietro è lì. Pietro tradisce e quando capisce si pente e ci piange sopra, ma non scappa, non si ammazza, continua ad aver fiducia in Gesù. Giuda percepisce che il gesto che ha fatto ha tagliato i ponti tra lui e Gesù e non pensa neanche possibile ormai tornare indietro. Quindi va fino alla fine. Finisce la sua vita così. Non era così? Certo, se avesse chiesto, mancherebbe altro. Moriva anche per lui Gesù, perciò. Leggiamo allora, quando Giuda il traditore vide che Gesù era stato condannato, ecco, solo allora ebbe rimorso per la condanna. Allora davvero non fa niente per... Prese le 30 monete d'argento, i 30 danari, e le riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità e disse: ho fatto male, ho tradito l'innocente. CSNF, gli risponde, chi se ne frega, che importa a noi, Dranget, affarito? La solidarietà nel male è sempre fortissima, né? È vero o no? Uniti per raggiungere l'obiettivo, ma una volta raggiunto quello... Allora Giuda buttò le monete nel tempio e andò a impiccarsi, proprio senza speranza, quel che si vede, quel che si legge.
dopo cosa può essere successo dentro di lui negli ultimi momenti, che la sa lui, la sa il Padre Eterno. E quando saremo di là, se si interesserà, forse lo vedremo anche noi. Però, sì, sì, sì. Forse sì, è vero o no? Non vedeva il perdono. L'ha visto dappertutto, 3 anni è stato con Gesù, l'ha visto perdonare anche chi non meritava niente. Quindi sa che c'è, però forse lui non se la sente di chiederlo. Forse è l'effetto peggiore del bacio che ha dato a Gesù. Sai, tradire uno attraverso un bacio e poi andare a chiedergli scusa non è mica semplice, né? Sono ipotesi nostre, Può darsi benissimo che abbia pensato: con quel che ho fatto non posso avere la faccia tosta di presentarmi e dirgli scusa. Non posso essere perdonato? Può darsi invece che sia diverso. Cioè, noi non sappiamo niente di quel che è passato davvero dentro di lui, delle motivazioni che l'hanno spinto e di cosa abbia voluto dire quel suo pentimento. Se era solo un rimorso, se era solo qualcosa di negativo, cioè notare il negativo fatto e restarne schiacciato, o se invece era quel rimorso vissuto nella fede, ma la sua fede non era andata anche al punto lì. Che il rimorso vissuto nella fede ti apre la speranza, il rimorso vissuto davanti alla legge ti chiude, ti schiaccia. Avrei dovuto fare diversamente, invece non c'è fiducia, non c'è amore in quello. Lì c'è solo da pagare per lo sbaglio fatto e nient'altro. I capi dei sacerdoti raccolsero, mica le hanno lasciate per terra o buttate via, ci mancherebbe altro, le hanno raccolte e dissero: la nostra legge non permette di mettere questi soldi nel tesoro del Tempio perché sono sporchi di sangue, sono prezzo del sangue. Alla fine si misero d'accordo e con quei soldi comprarono il campo di un fabbricante di vasi, un vasaio, per destinarlo a cimitero per gli stranieri. E quindi una certa utilità salta fuori anche da lì. O poi che per stranieri intendessero uomini e donne non ebrei, o intendessero semplicemente magari ebrei ma non giudei, non saprei dirvelo, perché non andiamo a sottolineare più di tanto. Comunque, Matteo, che scrive almeno una 40 o 50 di anni dopo i fatti, a questo punto dice: perciò quel campo si chiama ancora oggi, il suo oggi naturalmente, campo del sangue. Quindi hanno fatto una scelta che a qualcosa è servita. Perlomeno non li hanno sprecati e tantomeno se lo sono messi in tasca loro per goderseli personalmente, tranquillamente. Così si avverarono le parole del profeta Geremia. E cosa dicono queste parole? Presero le 30 monete d'argento, prezzo che il popolo di Israele aveva pagato per lui, e le usarono per comprare il campo del vasaio, così come il Signore mi aveva ordinato. Ma se voi andate al capitolo 32 di Geremia, vedete qualcos'altro. Geremia 32, versetto 6-9. Quindi sta descrivendo un episodio che è successo proprio negli ultimi giorni di Gerusalemme. Gerusalemme è sotto l'assedio di Nabucodonosor, il re si è ribellato e ha deciso di chiudere il capitolo in modo definitivo, distruggere tutto, massacrare quelli che può, deportare come schiavi gli altri. E qui dice, versetto 6, ecco il racconto di Geremia. Il Signore mi disse: Camalel, figlio di tuo zio Saddum, fra poco verrà a parlarti del campo che egli possiede ad Anatot, è una cittadina un po' a nord di Gerusalemme. Vuole venderlo a te perché tu sei il parente più prossimo e per legge hai più diritto degli altri ad acquistarlo. Una specie di legge del levirato che riguarda anche i beni, non solo le persone ma anche i beni. Come il Signore mi aveva annunciato, mio cugino Canamel venne a trovarmi nell'atrio della prigione, perché lui è in galera in quel momento, Geremia, perché aveva detto al re: guarda che se tu ti ribelli a Nabucodonosor ci lasci la pelle tua e provochi la rovina della città. Quelli che invece ci tenevano a far ribellare il re a Nabucodonosor hanno tentato di ammazzarlo, e allora il re per sicurezza l'ha messo in galera. Cioè, era più sicuro in galera che libero, praticamente, ecco, che era il problema. Mio cugino Canamel venne a trovarmi nell'atrio della prigione e mi disse: perché non compri il campo che io possiedo ad Anatot, nel territorio di Beniamino? Tu sei il primo che ha diritto di acquistarlo, perché tu sei il parente più prossimo. Non lasciartelo sfuggire.
Decisi di comprare da mio cugino e preparai il denaro secondo il prezzo stabilito, 17 monete d'argento, 17 sicli, dice per sé il testo originale. Il siclo è una moneta d'argento diversa dal denaro. Qui si parla di 17 sicli. Nella citazione di Matteo si parla di 30 denari. Per cui tradurre denaro con moneta d'argento è equivoco, perché in Matteo vuol dire denaro, in Geremia vuol dire siclo, che è un'altra moneta. Quanti denari occorrevano per fare un siclo? Sono due numeri che non stanno insieme però, 17 e 30, non è uno il doppio dell'altro. Insomma, non è 15. Quindi fan fatica. Di fatto Matteo cosa ha fatto per poter mettere insieme questa citazione di un profeta con aggiunte? Ha preso la prima riga non da Geremia ma dall'Esodo, capitolo 21 dell'Esodo, versetto 32, dice: quanto viene a costare uno schiavo? 30 denari. Il prezzo di uno schiavo sono 30 denari. Quindi Matteo prende la frase dell'Esodo che dice prezzo dello schiavo 30 denari e sostituisce con questi 30 denari i 17 sicli della profezia di Geremia. Per cui salta fuori, presero le 30 monete d'argento, prezzo che il popolo di Israele aveva pagato per lui, per il Messia, e le usarono per comprare il campo del vasaio, così come il Signore mi aveva ordinato. Mette insieme un po' due... Però, notate una cosa, gli ebrei partono ancora oggi dal principio che tutta la parola di Dio è parola di Dio. Quindi, se tutto l'Antico Testamento è parola diretta di Dio, è parola di Gesù, quindi io posso prendere una frase qui, una frase lì, metterle insieme e fare una profezia su Gesù. Tutte parlano di Gesù, perciò non c'è problema. Sono un po' tirato per i Caini, per me... Non sono ebreo, e questo modo di ragionare, che era proprio anche di Gesù, spesso e volentieri, anche lui la usa ogni tanto, questo modo di interpretare, però insomma, quando sono altri circosti fa di argotto che ti interessa, ecco, diciamola chiara. Poi, diciamo che comunque il prezzo avrebbe senso come qualcosa da poco, da niente, anche se Matteo non avesse utilizzato la citazione del profeta, è vero o no? Questa è la fine di Giuda. Quindi Giuda, che aveva tradito nella speranza di poter emergere, finalmente realizzare il suo grande sogno di un rinnovamento di Israele, di una carriera anche politica o sociale, assieme a Gesù come Messia liberatore, finisce abbandonato da tutti, solo come un cane, e suicida.